Atene non basta. Chi si aspettava la soluzione di ogni problema con la vittoria della coalizione pro-euro in Grecia resta deluso. Il successo di Samaras, leader di Nuova Democrazia, sulla sinistra radicale di Tsipras non ha portato serenità nei mercati. Anzi, a parte la borsa di Atene, tutte le altre sono andate male in profondo rosso, soprattutto Madrid e Milano. E proprio su Spagna e Italia si scatena la speculazione finanziaria. Lo testimonia il livello degli spread dei due paesi, con quello spagnolo che supera addirittura quello dell'Irlanda, paese sotto tutela della troica internazionale. A preoccupare gli investitori anche le voci di difficoltà concrete per la Grecia di formare un governo e l'impossibilità, come conferma il cancelliere tedesco Merkel, di rinegoziare l'accordo. Per l'agenzia Fitch, comunque, per i paesi dell'Unione viene scongiurato per il momento un ulteriore taglio del rating. La crisi dunque è tutt'altro che superata. Lo riconosce lo stesso Mario Monti dal Messico, dove è in corso il vertice G20, tra i temi anche la crisi dell'euro. Per il premier italiano ogni paese deve svolgere i compiti a casa, come ha fatto l'Italia, che secondo un rapporto del G20 è al terzo posto tra i paesi che hanno adempiuto agli impegni assunti. Decisivo comunque sarà il vertice del 28 giugno, dove, secondo indiscrezioni, i leader europei sigleranno un patto per la crescita e il lavoro, un modo per rispondere anche alle richieste di Obama, che anche oggi ha manifestato la preoccupazione per una crescita economica troppo lenta.